Adesso il nostro ospite, che ringrazio molto sentitamente, il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Grazie. Grazie Sandro, grazie a tutti voi, benvenuti alla solidarietà, tutti presenti qui. Un particolare ringraziamento al professor Barber. Thank you so much for your speech. Io ho chiesto l'inversione per ascoltare ciò che il professor Barber aveva da dirci, anche perché il suo libro, che oggi è impreziosito da una dedica, è uno di quei testi che fa riflettere e che susciterebbe e aprirebbe tantissime discussioni. Però mi hanno detto: te fai il sindaco, non ti mettere subito a fare il solito discorso da politico, fai il sindaco e quindi porta il saluto. Porto il saluto di una città che è davvero una comunità umana. Questa è l'espressione che il professor Barber ha utilizzato almeno 3 volte nel suo intervento, una comunità umana molto particolare. Una comunità umana che sceglie, lo sa bene il presidente Squinzi, di fare qui, nel Salone dei 500, il luogo dell'incontro del popolo. Cioè, Savonarola decide che si costruisca qui un luogo, si allarghi, si costruisca un luogo nel quale le persone possano avere la propria casa. Prima il luogo in cui tutti i fiorentini si trovavano era il Duomo, e lo vediamo con la bellezza della cupola. Il Duomo è uno dei luoghi più straordinariamente affascinanti che Firenze esprime, con quella cupola, con quella capacità del rischio. Ma il Duomo viene scartato come casa di tutti in nome di un principio di laicità che Firenze esprime per prima. Questa comunità umana decide di avere un luogo. E se guardate, noi diciamo sempre a tutti i nostri ospiti che questa è una città di pace. Il Dalai Lama venne qui e disse: meno male era di pace, sono tutte guerre, se non era di pace chissà che cosa avreste rappresentato. Bene, queste immagini sono tutte immagini di battaglie tra città, compresa l'immagine che non si vede, il famoso Leonardo dipinto, che è Leonardo perduto nella battaglia di Anghiari, dove si ricorda una vittoria, possiamo dirlo, tanto c'è soltanto il sindaco di Torino e quello di Bologna, possiamo dirlo, dei fiorentini contro Milano. È per dire che questo luogo è un luogo nel quale una volta di più la comunità umana passa attraverso le città. E potremmo andare avanti per tutto il tempo a dire come sia per noi bello e prezioso da fiorentini ospitarvi qui nel Salone dei 500, il luogo nel quale un grande sindaco, Giorgio Lapira, ospitava i sindaci delle capitali. Lui riteneva Firenze capitale della Repubblica Fiorentina, aveva una visione, diciamo, geografica, culturalmente discutibile, ma politica e direi anche esistenziale, straordinariamente suggestiva. Ma Lapira qui ospitava, nel momento della Guerra Fredda, i sindaci delle città capitali. È celebre l'immagine in cui il sindaco di Mosca, durante il periodo della Cortina di Ferro, viene a Firenze e addirittura fa il bacianello al cardinale Dalla Costa. È dunque una città che ha sempre visto un protagonismo delle comunità umane, anche, lo dico al professor Barber che lo sa meglio di me, con qualche contraddizione tipica dei fiorentini. Noi abbiamo sempre litigato e ci siamo sempre divisi, quindi facciamo una comunità umana un po' strana. Guelfi contro Ghibellini nascono qui e quando finalmente i Guelfi vincono, siccome siamo fiorentini, ci dividiamo tra Guelfi bianchi e Guelfi neri, giusto per continuare a combattere e a litigare. Tutto questo per dire che cosa? Che una città è un insieme di contraddizioni, ma è anche bellezza, è anche fascino, è anche suggestione. Oggi il vostro convegno, il convegno di Confindustria, ci aiuta a riflettere su come dalle città possa nascere una occasione di speranza e di rilancio del sistema paese. E in questo senso si inquadra la riflessione che ci ha proposto il professor Barber. Bene, per tutti questi motivi credo che sia allora doveroso, nella veste di sindaco, nella veste di esponente politico, anche dire come questo tipo di percorso possa da Firenze non soltanto avere uno stimolo, ma anche prendere qualche impegno. Perché le città metropolitane possono essere una riforma per il rilancio del paese, ma diciamo la verità, sono da 30 anni una barzelletta nella discussione politica e istituzionale. Se non abbiamo il coraggio di dirci questo, non siamo seri fino in fondo.
Sono almeno 30 anni che se ne parla, sono 20 anni che sono state disciplinate, sono state costituzionalizzate con il titolo quinto, ma sono rimaste un oggetto misterioso. Anzi, le riforme costituzionali e istituzionali italiane hanno di fatto mortificato il ruolo delle città. Una stagione dei sindaci, come quella che si è aperta nei primi anni 90, si è potuta realizzare per il protagonismo dei sindaci, certo, per delle buone riforme istituzionali fatte, mi fa piacere salutare qui, anche se in un'altra veste, l'ex ministro Bassanini, di semplificazione amministrativa molto importanti, ma non hanno visto un passaggio di poteri alle città dal punto di vista costituzionale e istituzionale. Anzi, si è scelto di privilegiare un neocentralismo regionale che in prospettiva, possiamo dirlo, o meglio a consuntivo più che in prospettiva, ha in molti casi prodotto dei punti di difficoltà e di danno. E allora, oggi siamo in una fase in cui, se vogliamo che questa riforma rilanci il Paese, accanto all'analisi straordinaria, tecnica che ci è stata offerta, al valore, direi, sociale e culturale delle città come motore del mondo, delle città come migliore speranza per il futuro del pianeta, dobbiamo avere il coraggio di dire che l'Italia ha finito il tempo a propria disposizione e che non balla, ha detto Bettini introducendo, e che non basta più accarezzare i problemi come è stato fatto. Questo è l'anno in cui o i problemi si risolvono o è bene non avere più il coraggio di parlarne di città metropolitane e di altri temi legati alle riforme. Perché questo? Perché siamo in una fase in cui la situazione contingente del Parlamento e del dibattito politico permette una straordinaria occasione, che è quella di realizzare delle riforme chiare, concrete. E su questo chiudo. La prima: la modifica costituzionale del Senato, su cui c'è un consenso delle forze politiche. In questo caso, per 30 secondi mi levo la giacca di sindaco per dire che il mio partito oggi presenterà una riforma su cui c'è l'accordo dei principali partiti di tutto l'arco costituzionale, per dire che il Senato deve diventare Camera delle Autonomie, non Camera delle Regioni, Camera delle Autonomie. E noi immaginiamo, naturalmente poi saranno i senatori e i deputati a discuterne, e nell'occasione della direzione di oggi pomeriggio affronteremo nel dettaglio la discussione, immaginiamo un Senato non elettivo, senza indennità, che abbia 150 persone che siedono, 108 sindaci dei comuni capoluogo, 21 presidenti di regione, sapete che c'è il tema del Trentino e dell'Alto Adige, quindi 20 più 1, e 21 esponenti della società civile che vengono temporaneamente, non a vita, individuati dal Presidente della Repubblica per un mandato. Il Senato come organo che non vota il bilancio, che non vota la stabilità, che non dà la fiducia, quindi monocameralismo, superamento del bicameralismo perfetto, ma contemporaneamente che concorre all'elezione del Presidente della Repubblica e che contribuisce alla elezione degli organi e degli organismi e ratifica le norme europee. Primo tema, una struttura di bicameralismo finalmente superata, un Senato che trasforma la propria funzione, la propria identità, e quindi non soltanto il risparmio politico delle indennità, non soltanto il risparmio temporale del procedimento legislativo, ma anche un risparmio concettuale dove trovi i sindaci a rappresentarti a Roma, basato quindi sui sindaci più che sulle regioni, e però contemporaneamente a dare risposte concrete e in tempi certi. La seconda, sempre a proposito della variabile tempo, su questo non c'è l'accordo di tutti, il superamento delle province. Noi vogliamo che il 25 maggio non si voti per le province. E questo obiettivo è realizzabile se il disegno di legge del ministro Delrio, che si scusa per non essere qui con noi ma è impegnato con il Presidente della Repubblica, il disegno di legge avrà in queste ore la svolta al Senato, è già stato approvato in prima lettura alla Camera, consentirà di che cosa? Di avere delle province di secondo livello, un risparmio non soltanto economico ma ancora una volta i sindaci protagonisti e i territori protagonisti. Terzo punto, e davvero chiudo rapidissimo, sono stato fin troppo lungo, la grande scommessa che dobbiamo fare però là dove i soldi ci sono e non sono spesi bene. E sono i soldi dei fondi europei. Su questo Piero Fassino sta svolgendo un lavoro straordinario come presidente dell'ANCI.
Scusate il pragmatismo, il professor Barber ha fatto riferimento al pragmatismo dei sindaci. La dico così: noi abbiamo avuto 99 miliardi di euro nel settennato appena terminato. Non entro nel merito di come li abbiamo spesi. Quando nel confronto sulle primarie abbiamo discusso di questo, ho fatto un esempio, ho fatto riferimento alla giostra del castrato di Longobucco, per l'appunto non sapevo che Mario Curia, vicepresidente di Confindustria, è originario proprio di Longobucco e quindi si è rotta una pluriennale amicizia, mettiamola così. È per dire che si sono spesi dei soldi in piccoli progetti da 5, 10, 15 mila euro che sono sostanzialmente una sconfitta per la programmazione europea. Oggi abbiamo il nuovo settennato, sono 60 miliardi di euro, qualcosa meno, 59. Facciamo 60 per fare il conto pari, voglio essere pragmatico. L'Unione Europea dice date il 5% ai sindaci, la Germania dà il 10% ai sindaci. Noi limitiamoci a dire, semplicemente per fare il conto pari, il 5%, non il 10, il 5. Che vuol dire per le città metropolitane 3 miliardi di euro nei prossimi 7 anni. Fate conto che siccome quelli delle città metropolitane ce l'hanno con Firenze, Fassino, Merola, sono tutti arrabbiati con noi, fate conto che non ci tocca tutto quello che ci dovrebbe toccare, cioè 300 milioni, ci tocca qualcosa meno, ti faccio Piero, si fa lo sconto, 250 milioni di euro. Con 250 milioni di euro, anziché buttarli via in progettini, la città di Firenze risolve il tema dell'attraversamento sotterraneo della tranvia, il tema della fiera e il tema dell'uscita degli Uffizi che lo Stato non è riuscito ancora a risolvere. Su queste tre partite, Uffizi, fiera e infrastrutture, noi togliamo gli argomenti a Confindustria per fare la relazione annuale sui ritardi delle amministrazioni. Si chiude la partita immediatamente. Sono soldi che potrebbero essere decisi in questi mesi, in queste settimane. Però bisogna avere il coraggio di fare che cosa? Di decidere finalmente, di avere una visione, di avere una strategia, di non continuare ad andare al buio e di dire che questi soldi, ho fatto un esempio pragmatico da sindaco, ma potrei farne dozzine di altri, hanno bisogno di un cambiamento di cultura. Ecco, per tutti questi motivi io trovo che la riforma delle città metropolitane, che certo poi deve passare anche da esperienze concrete, Firenze è indietro su tante vicende. Io sono diventato sindaco e c'erano nella provincia di Firenze 5 società che lavoravano sui rifiuti. 5. Il processo di fusione che Bologna, meglio ancora di Torino, ma Torino e tante altre città hanno fatto, non l'abbiamo realizzato. In questi 20 anni il processo di fusione delle public utilities è rimasto purtroppo fermo al palo in alcune zone e siamo pieni di società municipalizzate di cui non sappiamo che farcene. Allora, se vogliamo essere seri fino in fondo, dobbiamo anche avere il coraggio di dire che la città metropolitana, prima di aspettare una riforma per legge, deve iniziare da una riforma mentis, se mi permettete, che vuol dire iniziare a ridurre. E noi passiamo da 5 società dei rifiuti in una provincia a una società dei rifiuti su 3 province. Questo è il disegno. Però accanto a questo lavoro che passa dalla testa delle persone, non dimentichiamo mai che la comunità umana a cui facciamo riferimento è la comunità umana che tutti i giorni si trova a rispondere ai problemi reali. Quando c'è una crisi aziendale non vanno dal Ministro dello Sviluppo Economico i cittadini, ci vanno le delegazioni sindacali a trattare in Sala Verde, ma il cittadino va nella sala di Clemente VII e si chiude lì finché il sindaco non lo riceve, e fa bene, perché il sindaco è il suo riferimento. Quando c'è una grande crisi di ondata migratoria, lo sa bene il prefetto con il quale collaboriamo costantemente, non è che sono gli uffici centrali a risolverla, la smistano. Poi tocca alle realtà territoriali prendersi, come giusto che sia, carico di 20, 30, 50, 200 persone, 200 donne e uomini che magari hanno attraversato il mare e che oggi devi inserire in un contesto delicato e fragile. Quando hai un problema, il sindaco c'è. Bene, io credo che la discussione sulle città metropolitane abbia un senso per come l'avete impostata, con un riferimento alla identità. E allora chiudo con una battuta. Io sono rimasto molto colpito che proprio in questo salone strano, il presidente dell'Istituto Universitario Europeo, Weiler, il professor Weiler, cioè di un'istituzione tra le più importanti di Firenze, che dà il senso anche dell'identità fiorentina, quando ci ha raccontato che cosa significa, quando parlavamo di rapporto tra identità e cittadinanza nel presentare la sua presidenza ai fiorentini, ha utilizzato un'espressione molto divertente. Ha detto, faccio la versione un po' edulcorata,
che si diventa cittadini di Firenze, non me ne vorrà Piero, quando si inizia ad apprezzare il derby, o presunto tale, Fiorentina-Juventus. Lui l'ha detta in modo molto più brutale, quando ci si arrabbia per un rigore dato in un modo o in un altro, mettiamola così. Mi ha colpito che questo professore della New York University non soltanto conoscesse molto bene la città di Firenze nella quale adesso vive come presidente dell'Istituto Universitario Europeo, ma facesse riferimento con un'esperienza sì semplice e banale a un grande concetto. Le città non sono fatte soltanto da numeri o da espressioni tecniche. Le città sono delle comunità con l'anima. I sindaci governano tecnicamente, ma devono tirare fuori l'anima. Perché? Perché c'è un senso di identità profondo. Bene, a me piace l'idea di pensare che il 2014 sia l'anno in cui la politica italiana, nella sua interezza, finalmente esce dalla logica in cui i problemi si accarezzano ed entra nella logica in cui i problemi si risolvono. Se saremo capaci di fare questo, beh, allora anche i convegni sulle città metropolitane smetteranno di essere oggetti di produzione cartacea di documenti e inizieranno a essere risposta ai problemi della povera gente. Benvenuti in Palazzo Vecchio.